stiamo, come si suol dire, saturando il quartiere sanità di attività di polizia, setacciando il quartiere per infrenare tutte le attività illegali. È un lavoro di pressione giuridica, di polizia, ma anche psicologica sui clan che operano all'interno del quartiere della sanità. Facciamo tutti i giorni numerosi posti di controllo in modo che chiunque entri ed esca dal quartiere venga monitorato e identificato. Posti di blocco per motociclette, per macchine, per persone appiedate, per persone che frequentano circoli ricreativi o sale giochi, perquisizioni domiciliari a singoli pregiudicati della zona e perquisizioni per interi stabili ed edifici, perché spesso i clan custodiscono armi e droga in casa di persone incensurate e quindi noi perquisiamo interi palazzi, anche le case di persone insospettabili, alla ricerca di armi e droga. A questo aggiungiamo quotidianamente controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari o ad altre misure alternative alla detenzione e quindi è un'attività di compressione delle attività illecite. Tra l'altro abbiamo individuato alcune piazze di spaccio che colpiamo con irruzioni, ma che soprattutto quando non riusciamo ad arrestare asfissiamo con un'attività di soffocamento, mettiamo le pattuglie sotto le cosiddette piazze di spaccio per impedire ai tossicodipendenti di avvicinarsi e quindi per impedire fisicamente la vendita della droga. Stanno mettendo le macchine sotto ogni piazza di spaccio, così bloccano la vendita. In questa attività ci alterniamo con l'arma dei carabinieri, quindi abbiamo diviso il territorio per fasce orarie, lavora la Polizia di Stato con il supporto della Guardia di Finanza e l'arma dei carabinieri con il supporto della Guardia di Finanza. Da parte della Polizia di Stato c'è un impegno concentrico di più realtà operative, c'è la squadra mobile che lavora soprattutto a livello investigativo, ci sono i falchi della squadra mobile, c'è il commissariato di polizia che lavora nella zona, c'è l'UPG, cioè l'ufficio che io dirigo con i reparti prevenzione che riempiono di uniformi e di macchine in divisa l'intero quartiere e in più c'è un gruppo scelto di uomini in borghese che lavora sul territorio con attività pressanti di perquisizioni e di controlli ai pregiudicati. A Forcella i clan sono stati ampiamente decapitati da recenti operazioni di polizia che hanno prodotto centinaia di arresti, quindi sono rimasti nei gruppi criminali pochi ultimi pregiudicati che cercano di gestire i brandelli delle organizzazioni.
l'attività prevalente è quella estorsiva, cioè loro cercano di controllare il territorio sottoponendo ad estorsione ogni commerciante, anche piccolo, anche la bancarella, proprio allo scopo di esercitare un controllo del territorio. E poi le piazze di spaccio in particolare. Adesso qua stiamo salendo a Via dei Cristallini. Buttona da rimanere aperte, scusate da chiudere. E questo è il Portico Lopez, vedi, questo qua è, divide la sanità dai miracoli. L'obiettivo che noi ci poniamo è sostanzialmente quello di togliere potere alla camorra. Le cosiddette stese sono un tentativo balordo di impaurire le persone con questo atteggiamento violento. Noi cerchiamo di togliere potere, togliere valore, togliere consistenza a questa capacità di intimidazione da parte della camorra. Se la camorra comunica potere, protervia criminale, noi controcomunichiamo perché sappiano e capiscano che i camorristi in realtà non sono nessuno, non hanno alcun potere, il loro potere viene meno, si perde di consistenza, perde di valore e quindi la gente smette di avere paura, smette di avere timore della camorra e riprende ad esercitare i propri diritti, l'esercizio del commercio, la libera circolazione, l'uscita serale per le pizzerie, la ripresa del turismo, cioè il rinvigorirsi della vita civile in un quartiere che sotto questo aspetto è molto promettente. Noi stiamo avendo moltissime espressioni di gratitudine da parte di commercianti e di cittadini che passandoci ringraziano per la nostra presenza. Quindi c'è l'esigenza per i numerosissimi, in larga maggioranza cittadini onesti del quartiere, di avere un presidio forte di polizia per contrastare questi fenomeni criminali. Questa azione parallela fatta dalle istituzioni locali, dalla Chiesa, dalla Municipalità, dal Comune per rivitalizzare il quartiere e la nostra azione di polizia per spegnere il potere mafioso di questi piccoli gruppi criminali, insieme certamente riuscirà ad ottenere quello scatto irreversibile verso una normalizzazione della vita cittadina anche nel quartiere della Sanità.